Grazie, bella, scusa. Allora, prima Angelo Dorsi parlava della contestualizzazione, no? E quindi per introdurre, per discutere, per introdurre la questione del diritto di pace bisogna, insomma, contestualizzare. E io partirei un pochettino da lontano e da un altro contesto. Nel 1996 il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia del Canton Ticino, siamo in Svizzera, dove io vivo, incaricò l'economista Carlo Pelanda di elaborare un cosiddetto libro bianco che tracciasse gli scenari futuri dell'economia ticinese nella crescente globalizzazione. L'arco temporale fissato per il 2015, quindi nel 96 gli si disse, no, elabora gli scenari futuri per il 2015, per quest'anno insomma, no? Era sufficientemente lungo per individuare strategie di medio-lungo periodo per scongiurare il rischio di un declino economico e creare dei presupposti per mantenere il Canton Ticino ad elevati livelli di concorrenzialità. Il libro bianco poi è stato pubblicato nel 1998 ed è un testo essenzialmente economico e di politica economica, però c'è un capitolo interessante che affronta gli aspetti politici che sono legati al raggiungimento degli obiettivi prefissati, esposti, gli obiettivi economici che sono stati esposti. Tra questi, il progressivo ampliamento, viene detto, dei poteri dell'esecutivo nei confronti del legislativo. Infatti, qui scrive Pelanda, un governo nazionale o locale che deve compiere scelte competitive veloci, sempre più tecnicamente determinate, politicamente flessibili, certamente soffre gli eccessi di parlamentarismo-partitismo. Per esempio questi eccessi vengono così: lentezza, conflitto, rielaborazione politica di requisiti tecnici, eccetera, eccetera. E continua: e se le cose della politica prevalgono sulla politica delle cose, è certo che le misure di governo a sostegno della competitività saranno meno efficaci o per nulla efficaci. A tal proposito, sempre Pelanda poi fa riferimento a una famosa espressione dell'ex presidente della banca centrale tedesca, la Bundesbank, Hans Dittmeier, che parla di democrazia finanziaria, con la quale Dittmeier intendeva, diciamo, sottolineare che l'economia e la finanza contavano più della politica e dei rappresentanti del popolo, i parlamentari. È un'affermazione, questa qui, è una presa d'atto che esprime meglio di tanti concetti la limitazione di sovranità a cui gli stati sono sottoposti. Perché ho fatto questo riferimento? No? Perché non è da oggi che si parla e si discute dello snellimento dei processi decisionali, della semplificazione delle procedure democratiche e della riduzione degli spazi di libertà, eguaglianza e giustizia sociale. Ormai in Italia sono almeno 30 anni, 3 decenni che sta approvando e mettendo in atto provvedimenti finalizzati ad adeguare il funzionamento della macchina governativa e amministrativa proprio in funzione di quelle esigenze di democrazia finanziaria che sono state evocate appunto da Dittmeier. Il compromesso socialdemocratico del secondo dopoguerra ormai non serve più e le oligarchie della finanza e dell'economia hanno esteso un dominio di proporzioni mai raggiunte in passato, favorito anche e soprattutto da processi di frantumazione, parcellizzazione e disaggregazione dei luoghi di lavoro e dei soggetti in esso operanti. In Italia l'unico limite, l'unico ostacolo in fondo che sta rimasto fino a qualche anno fa considerato invalicabile era, speriamo sia ancora, rappresentato dalla Costituzione e dalla forma di democrazia sociale in essa sottesa, che aveva portato questa forma di Stato ad ottenere nei suoi primi 30 anni di vita un progresso sul piano sociale, politico e culturale oggi semplicemente inimmaginabile, al punto che si è raggiunti a parlare di portare la
fabbrica, eliminando quindi quel dualismo che vedeva la democrazia soltanto esclusivamente nel rapporto cittadino-Stato, mentre nell'ambito economico-sociale, che scandiva la vita di tutti i giorni di milioni di cittadini lavoratori, vigeva un dispotismo esercitato da ristrette minoranze, privo di alcuna possibilità di controllo. Oggi i rapporti di forza si sono totalmente rovesciati, al punto che si vuole portare, o che si è portato ormai, il modello dispotico dell'impresa nella Costituzione. Un modello basato sulla concentrazione del potere, sul decisionismo, sull'eliminazione di tutte le forme di controllo effettivo, realmente efficaci per arginarne la sua arroganza. Nella crisi complessiva dei soggetti della politica, partiti di massa, sindacati, movimenti, associazioni, a parte forse un pochettino sopravvivono, come si diceva prima, le associazioni cattoliche, insomma, che meno male ancora riescono a produrre forme di aggregazione forte o minimo, trovano porte spalancate in questa crisi dei soggetti della politica, trovano porte spalancate le misure che incidono nella carne viva dei diritti sociali elencati nella nostra Costituzione e che hanno effetti devastanti in molti ambiti della società. Dietro tali misure vi è un pensiero che afferma che i diritti sociali sono meritevoli di essere tutelati solo a livello della mera sopravvivenza, quasi fosse un succedaneo della carità. Secondo, possono avere attuazione solo se esistono le risorse necessarie a realizzare quelle strutture, scuole, ospedali, strade, case popolari, eccetera, senza le quali i diritti sono una macchia di inchiostro. E quante volte il carissimo Salvatore d'Albergo, no, criticava ovunque, no, quelle carte dei diritti, no, elaborate senza che poi producessero alcun effetto positivo concreto sul loro specifico ambito di riferimento, la carta della pace, la carta dell'ambiente, la carta dei diritti dei fanciulli, la carta dei diritti di Nizza. Sì. Ecco, dei principi di uguaglianza e di solidarietà nemmeno a parlarne. E le motivazioni che vengono addotte per spiegare l'esistenza dei fenomeni di marginalità, qualcuno l'ha accennato prima, povertà, disoccupazione, varie forme di disagio sociale, mi pare Cremaschi, no? Si fondono sui concetti di colpa e di scarsa responsabilità. Altrimenti come spiegare che i giovani oggi vengono etichettati come sfigati, bamboccioni, oppure con un termine inglese, chiusi, schizzinosi. Sola e bistrattata, la Costituzione ha rappresentato in questi anni il grande baluardo contro un più rapido e massiccio affossamento dei diritti sociali e del principio cardine su cui essa si regge, quello della sovranità popolare. Non a caso richiamato immediatamente nell'articolo 1. In quanto fonte della legittimità del potere nelle sue diverse articolazioni, legislativo, esecutivo e giudiziario. Da qui i numerosi tentativi di una sua radicale deforma, io ho scritto riforma, ma sarebbe deforma, portati avanti da chi sta svendendo l'Italia ai nuovi centri nazionali e internazionali del potere politico, economico e finanziario, con la conseguente rottura di quel patto frutto del contributo di forze sociali, politiche e culturali diverse, che ha portato alla sua scrittura nel 1948. Se la sovranità appartiene al popolo, cui spetta il compito di controllo, di indirizzo, di intervento sulle decisioni politiche, sugli indirizzi di governo e sulle multiformi manifestazioni del potere, il proposito di instaurare una, in Italia si può dire, democrazia governante, è quanto di più lontano potesse esserci nella visione dei padri costituenti. Con la riforma costituzionale si vuole ridurre la sovranità popolare a mera espressione di adesione e consenso periodico a esigenze di governabilità,
distruggendo in tal modo quelle spinte ideali e culturali presenti all'interno dell'Assemblea Costituente, che miravano a fare dell'Assemblea del Popolo la fonte primaria del consenso e della decisione. Queste riforme rompono, distruggono questo impianto e creano le premesse per una nuova forma di dispotismo che elimina definitivamente quella forma di Stato unica al mondo, di democrazia economico-sociale, grazie alla quale si ponevano le premesse per intervenire in modo efficace sugli istituti storicamente determinati del capitalismo. La sovranità popolare, che avrebbe dovuto essere, secondo l'intenzione di chi ha scritto la Costituzione, il luogo di aggregazione delle istanze di democrazia diffusa, di un'articolazione di un decentramento del potere, di nuove, più avanzate forme di autogoverno, viene svuotata a causa della distanza creata da parte di chi si è appropriato del potere di decisione politica. Il Parlamento, privato dei suoi valori e delle regole democratiche, è divenuto uno sfogatoio di frustrazioni. Proprio stamattina sentivo che addirittura, ecco, ieri erano tre gatti, no? a sentire, diciamo così, ecco, messaggi, insomma, importanti, no? Su un tema. È triste, veramente penoso. Peinlich, si direbbe in tedesco, penoso. La sovranità popolare, come base di una nuova organizzazione della società e dello Stato, è premessa per una fuoriuscita dei ceti e delle classi più deboli da una condizione di subalternità a chi il potere economico e politico l'ha sempre detenuto, viene gettata nel, possiamo dire, viene stracciata. E la politica viene così ad essere un'espressione dell'agire collettivo che fa sì che la funzione di governo venga attratta, ecco, uso delle parole proprio di Salvatore D'Albergo, la funzione di governo venga attratta verso un'orbita diversa da quella del vertice dello Stato apparato, ciò che spiega il ruolo decisivo di centralità e di cerniera del Parlamento, che nelle forme storiche dell'organizzazione dello Stato non aveva ancora conseguito un ruolo egemone, proprio perché le forze sociali e politiche non avevano ricevuto una piena legittimazione democratica. La grande spinta, abbiamo detto, riformatrice, questa grande spinta di lotte, si interrompe tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80. La politica reagisce iniettando dosi sempre più massicce di governabilità, nella falsa giustificazione che sia il miglior antidoto alla gestione di società sempre più complesse. Il processo di centralizzazione del potere investe a cascata anche i partiti e i sindacati, e al contempo si esaurisce la tensione dal basso alla partecipazione attiva. I movimenti che si sviluppano in quegli anni, siamo negli anni 80 appunto, il movimento antinucleare, pacifista, ambientalista, rifiutano il legame con il soggetto storico della trasformazione sociale, la classe operaia, anche per responsabilità ovviamente dello stesso Partito Comunista, poco incline a comprendere le domande che provenivano da questi nuovi soggetti sociali, e si arroccano in un insulso quanto inconcludente monotematismo. Ogni movimento portava avanti il suo tema, senza inserirlo in una visione globale, insomma, ecco, di lotta. Quindi, riepilogando, l'attentato alla Costituzione si sta concretizzando, e gli effetti si vedono tutti i giorni, su più fronti. Abbattimento dei diritti sociali, riduzione, mi viene a dire, annullamento delle prerogative del Parlamento, svuotamento della sovranità popolare, anche con l'eliminazione del proporzionale puro, e dominio della finanza e dell'economia sulla politica. Se la Costituzione va letta e interpretata come un unico articolo, stravolgerla in alcuni dei suoi assi portanti è il frutto di un disegno che mira a mutare la natura dello Stato, a estromettere soggetti e movimenti organizzati dalla partecipazione attiva,
alla vita politica e sociale, accelerare il processo di centralizzazione e burocratizzazione dei poteri e a equiparare il conflitto sociale a manifestazione, a semplice manifestazione di violenza, al fine di estrometterlo dalla dialettica democratica. Tutto questo, questa fase di degrado proprio della democrazia, è il frutto di un vero e proprio colpo di Stato che distrugge il valore della pace come criterio guida di una dialettica sociale che mira a perseguire la giustizia, riprendo d'albergo, che mi piace tanto, apro una parentesi, immediatamente, no? Io non riesco a capire perché geni, perché di un genio si tratta, geni di questa levatura, no? Non, ne parlavamo prima in macchina, no? Mentre venivamo qui, non possano, non siano al centro, ecco, di una discussione, ecco, culturale, politica. Cioè in altri paesi, penso alla Germania e alla stessa Svizzera, persone del genere sono veramente considerate in maniera alta perché sono, diciamo, uno stimolo alla riflessione, alla discussione, anche allo scontro. È un po', ecco, è questo che io veramente non riesco a capacitarmi. Ecco, scusate, appunto, no? Dicevo, il valore della pace, appunto, è un criterio guida di una dialettica sociale volta a perseguire, e cito d'albergo, la giustizia in ogni tipo di rapporto, per aprire un'era nuova nella quale le forme del potere di governo della società siano funzionali ai bisogni delle masse e non siano piegate ad un uso della forza al servizio di ceti ristretti, permanentemente interessati a coniugare il potere coercitivo delle istituzioni con il potere di una grande industria, già organicamente legata a sua volta alle istituzioni con il protezionismo parassitario. Più chiaro di così. È proprio grazie al diritto della pace che viene data piena garanzia e rappresentatività all'opposizione sociale, quindi non solo parlamentare e partitica, al fine di ampliare le forme di partecipazione politica e dare così significato e autorevolezza agli istituti della democrazia. Si pensi alla forza, appunto, che aveva assunto la classe operaia italiana dagli anni 50 e 70, appunto da riuscire a governare stando all'opposizione, grazie appunto a una partecipazione di massa a funzioni di indirizzo politico, per uno sviluppo più ampio, più allargato, appunto, della democrazia, che mirasse a un rovesciamento dei rapporti nella logica governanti-governati. Pace non sta a significare